Radio MPA. Radio MPA. Preferisco il paradiso, rubrica religiosa a cura di Roberto D'Agostino. Sul piazzale, perché questo è un luogo sacro, quindi vi invitiamo a non fumare, a non buttare cicche. Potete fumare qui fuori sul piazzale grande. E adesso vi faccio notare che questa è una chiesa dove c'è una grande devozione agli angeli e agli arcangeli. Innanzitutto c'è l'immagine di San Michele Arcangelo, poi c'è l'immagine di San Raffaele e di San Gabriele. Domani, all'omelia della messa delle 11:15, io parlerò brevissimamente dei tre arcangeli. Se volete approfondire, c'è del materiale qui su Michele, Gabriele e Raffaele. Il nostro protettore è Sant'Antonino, che è un esorcista. Ecco, Sant'Antonino, liberatore degli ossessi. Abbiamo la ceramica lì di Sant'Antonino e abbiamo qui la statua sempre di Sant'Antonino. Lui è vissuto qui. È patrono di Campania e anche di Sorrento. L'altra volta Pino ha fatto tante preghiere di guarigione e liberazione, tutti mi hanno detto che hanno avuto dei grandi benefici. E alcune donne mi hanno detto che avevano il tumore al seno, si stavano curando. Dopo che Pino ha fatto la preghiera, sono andate a farsi la radiografia, il tumore al seno è scomparso. Allora io ho chiesto ad Alessandra, che è qui, la ringrazio perché poi ci vuole anche coraggio, di portare questa testimonianza. Lei è venuta perché mi ha detto che grazie al Signore e alle preghiere di Pino, perché il Signore e la Madonna che operano, ecco, questo tumore al seno non c'è più. Ho detto porta anche le radiografie, di prima e di dopo, perché qua non pigliamo in giro nessuno, va bene? Quindi Alessandra, una piccola testimonianza. Tengo io il... Grazie. Buongiorno a tutti innanzitutto. Grazie di essere tutti qui. Sì, io avevo un nodulo al seno, sempre tanti noduli, ecografia dopo ecografia, anno dopo anno, sempre questi noduli. Dopo la benedizione, ecco qua, un'ecografia con zero noduli al seno ed è tutto scomparso. Grazie. Allora, però c'è stato un altro prodigio che il Signore ha fatto tramite Pino. Quando Pino venne l'altra volta, io non lo portai giù nell'oasi perché avevo vergogna. L'oasi è stata costruita in 20 anni. Per 20 anni io non ho preso i miei stipendi di parroco, li ho messi nell'oasi. Poi dopo c'è stato il Covid, 3-4 anni, poi la malattia di mia mamma, poi io che spesso vado in giro a fare conferenze, incomincio ad avere 60 anni anch'io, c'è stato un po' il crollo della fede dopo il Covid, poche persone venivano a messa e quindi anche poche entrate economiche, perché poi vedrete, per mantenere questa struttura ci vogliono tanti soldi. Già pagare le bollette di una piccola parrocchia è una grande impresa, no? Tom Cruise direbbe è missione impossibile. Allora, non portai giù Pino perché mi vergognavo, perché non era più un'oasi, ma era una giungla, però Pino andò lo stesso giù, vide e disse, è bello qua, però bisogna aiutare Don Marcello, infatti mandò qui una delle sue volontarie che è venuta, Pompea, che ancora la ricordiamo con affetto, ecco, salutiamo anche Pompea quando vedrà questo video. Allora, Pino ha fatto questo miracolo. Dopo che lui è venuto si è creato questa situazione di entusiasmo e ci sono 20-25 volontari che hanno detto ma perché dobbiamo lasciar perire questa struttura che Don Marcello ci ha messo 20 anni della sua gioventù, i migliori anni, no?
dai 35 anni ai 50-55 anni. Allora, voglio ringraziare anche l'imprenditore Peppe Romano che per molti mesi, ogni giorno gratis, ha mandato i suoi operai a tagliare. Ma i volontari in questi 2 mesi, dopo che Pino è venuto, hanno fatto dei grandi lavori e li ringrazio. Quindi adesso andiamo giù, così facciamo anche una preghiera giù. Quindi venite appresso a me.